Diciamo che quando viene così ti rimane l'amaro in bocca, però è anche la Promospod giustamente ci ha creduto fino alla fine, non ha mollato, vista anche la nostra situazione che eravamo in due in meno per una buona mezz'ora. Giocare in 9 contro l'avversario che gioca in 11 è sempre difficile. Io sono contento perché si stanno impegnando. Mi stanno seguendo, siamo un po' sfortunati, dobbiamo dire la verità, è una sfortuna che ci sta un po' perseguitando. Ci sono avversari che hanno fatto un tiro e fanno gol, invece oggi avevamo fatto una buona gara, abbiamo cercato anche, nonostante siamo partiti subito con l'handicap di un uomo in meno dopo pochi minuti. È stata una partita combattuta da parte nostra. Credo che forse per come erano andate le cose, i 3 punti, li meritavamo. Guarda, è una partita un po' stranissima, non per dire assurda, perché venivamo da due prestazioni buone. Oggi c'erano tutti i presupposti e le aspettative per fare una partita, per tirarci fuori, allungare, per arrivare in una posizione di classifica importante per uscire fuori da questi maledetti play-out che ci ritroviamo impelagati. E quando me la te l'aspetti, invece, oggi c'è stato un tracollo un po' strano, non riusciamo a spiegarcelo. Errori su errori singoli e di gruppo. Incredibile, una partita che sembrava da un momento all'altro che la si poteva vincere. Dopo 20, un quarto d'ora viene espulso un avversario, al secondo tempo gli espulso un'altra persona, una squadra di quelli che era anche un po' in difficoltà, e noi abbiamo fatto di tutto per fare delle punizioni al limite veramente allucinanti, fuori posizioni, gente che va lì, fa il fallo con facilità. Due belle traiettorie della squadra avversaria, fatto gol, vanno in doppio vantaggio, facciamo il 2-1 a tempo quasi scaduto del primo tempo e poi ci mettiamo ancora un'altra cosa facendo un'altra fesseria, un'altra punizione. Errore su errore e loro sono stati bravi a capitalizzare il risultato.